Ad intervenire la senatrice Mussini. Grazie signora Presidente, grazie signor Ministro che non vedo, comunque arriverà o mi leggerà. Ho certamente apprezzato nella relazione del Ministro la citazione letteraria del nostro Beccaria, che però mi ha richiamato alla memoria la possibilità di un'altra citazione letteraria a proposito di tutta intera la relazione del Ministro, e la citazione sarebbe la vecchia imbellettata che compare nel saggio sull'umorismo di Pirandello, e cioè una relazione che effettivamente descrive una serie di intenti, di sforzi, che descrive un quadro in cui risulta ampio e perfettamente descritto tutto quello che è il mondo delle necessità della giustizia. Una giustizia che il ministro Orlando stesso dice è sentita troppo spesso dai cittadini più come una trappola che come una garanzia. Il ministro mette in rilievo quindi nella sua relazione come i problemi siano poi i problemi che vengono riconosciuti da tutti, cioè la lunghezza dei processi, la percezione dell'assenza della certezza del diritto, che è a mio avviso anche da collegarsi ad uno scarso valore che viene dato oggi alla legalità, e forse questo è legato anche al fatto che per troppo tempo noi abbiamo visto nel nostro paese che le leggi vengono costruite ad personam per i potenti, mentre là dove invece ci sono le necessità delle persone più deboli, più fragili o anche del mondo intero lavorativo, normale, medio, questo non viene preso in considerazione. E quindi si parla di una riforma che è percepita da tutti come una riforma necessaria. E giustamente il Ministro ci ricorda che il commissario Katainen ha salutato con gioia il fatto che si faccia una riforma, e dobbiamo pure dire che finalmente è una riforma che effettivamente avrebbe il pregio di toccare alcuni aspetti che sono quelli centrali nella vita del Paese e non aspetti che riguardano così interessi di altro tipo, interessi più squisitamente legati al mondo dei politici. La riforma della giustizia sicuramente è qualche cosa che incide profondamente nella componente più viva del Paese. E tuttavia io temo che ancora una volta si confonda il termine riforma con il termine risparmio, perché in realtà all'interno di questa relazione continuamente vediamo che traspaiono quei piccoli indicatori che ritroviamo tutte le volte che, curiosamente, tutte le volte che questo governo ci propone delle riforme. Per esempio troviamo la digitalizzazione che ci viene proposta come un fattore determinante per aumentare l'efficienza nella giustizia, salvo che però la digitalizzazione è esclusivamente uno strumento e non può essere dissociata né da opportuni investimenti e neanche da un'adeguata preparazione, formazione e selezione del personale. Io non so come sia la situazione nelle altre regioni. Io so che nella mia provincia, nella provincia di Reggio, i costi per dotare di computer quelli che dovrebbero essere per avere uno svolgimento delle udienze che possa essere effettivamente collegato alla digitalizzazione del percorso dell'udienza, si è dovuto muovere il Consiglio dell'Ordine Forense, perché i contributi che sono stati dati dal Ministero sono contributi di sono cifre ridicole. Quindi la mia domanda è: sarà veramente sostenuta nel concreto questa digitalizzazione o sarà ancora una volta l'informatica uno strumento per confondere le idee e in realtà per non promuovere veramente quella efficienza che vorremmo? E anche per quanto riguarda la preparazione e la selezione del personale, perché certamente si possono utilizzare delle operazioni di mobilità e certamente si possono utilizzare anche dei tirocinanti, ma non dobbiamo dimenticare che prima di tutto, in linea teorica ma anche pratica, il tirocinante, se deve svolgere un percorso che sia qualificante per sé e di utilità anche per l'amministrazione, deve essere aiutato, sostenuto e deve essere guidato nell'apprendimento pratico di un'attività collegata a quello che deve essere poi il suo percorso formativo. Ora è chiaro che questo implica comunque non una riduzione di risorse, cioè il tirocinante non è la soluzione per sbrigare un maggior numero di pratiche. Il tirocinante può essere un modo per avvicinare al mondo del lavoro chi sta facendo una formazione ed è interessato a lavorare in questo stesso settore.
Anche altri percorsi come l'arbitrato, la negoziazione assistita, in realtà noi nella pratica vediamo, ed è stato ripetuto anche in quest'aula, che possono, che hanno in questo momento una scarsissima incidenza, perché implicano in realtà un cambiamento culturale. Quindi noi possiamo auspicare che ci possa essere nel futuro un cambiamento culturale in questa direzione, ma non possiamo certo pensare che questa sia la soluzione oggi per un numero di pratiche che non saranno certamente destinate a diminuire. E le cifre che il Ministro ci dà sulla diminuzione delle pratiche, in realtà io non so se siano poi legate all'utilizzo di percorsi alternativi o se piuttosto non siano collegate a un aumento dei costi della giustizia e a una scarsa fiducia nel sistema stesso della giustizia. Vale a dire, può darsi che sempre più cittadini, piuttosto che farsi riconoscere un diritto che diventa estremamente costoso, preferiscano accontentarsi di non peggiorare la propria situazione e quindi accettino una sostanziale mancanza di isonomia. Anche in questo la strada della sussidiarietà, che viene della quale il Ministro ci parla proprio come risposta all'esiguità delle risorse, mi sembra un'affermazione piuttosto inquietante, così per la giustizia come lo sarebbe anche, e troppe volte l'abbiamo sentito, per la sanità e per l'istruzione, perché di fatto questo apre la via di una sanità per i ricchi, di una giustizia per i ricchi, di un'istruzione per i ricchi, a fronte invece di altrettanti diritti negati o comunque resi più difficili ai poveri. Perché comunque io temo fortemente, come è stato detto anche dalla collega Stefani, che alla fine chi è più debole in situazioni di questo tipo si senta sempre meno tutelato e sempre meno incoraggiato a rivolgersi allo Stato. Dappertutto si insinua anche l'idea che un reato tenue abbia un valore inferiore ad un reato che in un qualche modo viene quantificato come più pesante, come più significativo. Per esempio il Ministro ci parla della reintroduzione del falso in bilancio. È vero, sì, l'abbiamo in discussione qui in Senato, però è anche vero che ponendo delle soglie si va, come dire, ad accreditare l'idea che un piccolo falso in bilancio sia un reato minore di un grande falso in bilancio. Ora, io credo che debba essere riconosciuto che se ci può essere un diverso trattamento a seconda dell'entità del danno provocato, tuttavia ci debba essere la certezza del fatto che un reato è tale e rimane tale, e questo rischio noi lo corriamo anche quando andiamo a vedere nei decreti delegati che riguardano le depenalizzazioni, perché credo che proprio per confermare e ricostruire nella nostra società un senso della legalità si debba sempre tenere presente che se non c'è una sanzione difficilmente ci sarà anche la percezione dell'esistenza di una regola, e perché ci sarà difficilmente la percezione dell'infrazione di una regola. Anche le modalità di intervento. Il Ministro ci parla di autoriciclaggio come qualche cosa che ora è legge, però vorrei ricordare ancora una volta che è legge ma non è ancora reato, perché di fatto noi qui abbiamo raggiunto, come dire, la quarta dimensione quando abbiamo istituito un reato che in realtà non è ancora reato, l'abbiamo istituito per il futuro, però fino a questo momento il reato di autoriciclaggio non è tale, esiste sì, ma esiste là per aria, e in compenso è già stato depenalizzato. Ora, questi aspetti, come dire, un po' incongruenti, sono quelle crepe, quelle rughe che appunto la vecchia imbellettata lascia trasparire a ben guardare. L'impressione è che ci sia un grande desiderio di dare una risposta a quelle richieste che sono anche poi legate ad una visione mediatica dell'azione di governo, e che si proceda per o una decretazione d'urgenza su situazioni singole come per esempio il rientro dei capitali, oppure che si proceda per dare delle risposte che sono più che altro di natura appunto mediatica e che poi vengono annacquate sistematicamente perché sono frutto di un negoziato che non è poi in realtà il negoziato delle aule parlamentari. Mentre all'interno delle nostre aule parlamentari ci sono diversi disegni di legge che giacciono.
Anche rispetto a tutto il pacchetto anticorruzione, va detto sì che ora il governo si è mosso e che ha presentato una serie di emendamenti al disegno di legge che abbiamo in discussione in commissione, ma va anche detto che quel disegno di legge poteva già essere stato licenziato dalla commissione, forse anche dall'aula da tempo, se lo stesso governo non si fosse, non avesse manifestato a più riprese l'intenzione di intervenire e avendo poi sempre rimandato il proprio intervento. Ci sono anche dei problemi per quello che riguarda la chiarezza delle norme e la certezza della cinghia di distribuzione, chiamiamola così. Noi abbiamo approvato, voi avete approvato il rientro dei capitali, ma già ora, già di stamattina, delle notizie di stamattina, Euroconference News parla in un articolo delle cause ostative alla voluntary disclosure e fa riferimento a quel formale conoscenza di un procedimento accertativo penale, che è proprio un tema sul quale abbiamo dibattuto anche in commissione, perché questa formale conoscenza, di fatto, qui ci si domanda a che cosa si riferisca esattamente. Allora si chiede, con questo articolo e anche in altri, anche per altra materia, si chiede al Ministero di prodursi il più rapidamente possibile con delle circolari che siano esplicative di che cosa si deve intendere con queste definizioni che noi mettiamo nelle norme. Le mettiamo perché sono frutto di un qualche compromesso e poi alla fine corrono il rischio di inficiare la chiarezza della norma stessa, e si corre il rischio di far sì che tutta la giurisprudenza gerarchicamente inferiore alla fine diventi la giurisprudenza di riferimento per chi poi queste norme deve utilizzarle. Lo stesso accade anche con il rimedio compensativo, che andava a chiudere teoricamente, in linea teorica andava a chiudere la sanzione che c'è stata combinata dall'Unione Europea per quello che riguarda il trattamento disumano dei detenuti, perché questi rimedi compensativi, questi risarcimenti, sono bloccati da una procedura che non sfugge a nessuno, ad una componente di difficoltà. Quindi io mi domando se poi veramente noi questa sanzione ci siamo messi nella condizione davvero di chiuderla, se moralmente ci possiamo ritenere a posto. Anche per quanto riguarda il sovraffollamento carcerario, devo dire che le soluzioni che sono state adottate in realtà hanno più sapore della soluzione tampone, tanto più che si dice la esecuzione esterna della pena come soluzione, e tuttavia non si danno delle certezze, delle garanzie sul fatto che tutto il sistema di esecuzione esterna della pena e tutti gli organici che di fatto poi devono seguire, se vogliamo fare in modo che questo diverso modo di eseguire la pena, che sicuramente è più avanzato e più progredito, possa però dare delle garanzie di successo e possa dare anche ai cittadini quella tranquillità di cui sicuramente tutti abbiamo bisogno, non abbiamo nessuna garanzia che questi organici siano messi nelle condizioni poi di rispondere alla richiesta che sicuramente in questo settore aumenterà. La stessa cosa per quello che riguarda un po' anche il tema del lavoro dei detenuti. Anche qui noi chiediamo, è fondamentale che in un concetto di una pena che comunque abbia una funzione riabilitativa e anche possibilmente abbia la capacità di un reinserimento nella società, noi ci domandiamo se non sia opportuno anche trovare delle forme di maggiore coordinamento tra le iniziative del Ministero di Giustizia e tutte quelle istituzioni territoriali con le quali poi il Ministero deve dialogare per poter trovare la maniera di fare lavorare i detenuti nei lavori di pubblica utilità. Nello stesso modo, uno scarso coordinamento noi lo troviamo anche nel tema degli OPG. Perché in realtà è un bel dire che non daremo una ulteriore proroga. La situazione degli OPG non è affatto migliorata, questo lo sappiamo tutti. Qualche giorno fa nella mia città, nell'OPG di Reggio Emilia, un ragazzo
è morto di soffocamento. Allora è stata aperta un'inchiesta, certamente ci saranno, si indagheranno tutte le ragioni, ma quello che importa veramente è la situazione. A parlare con gli operatori all'interno degli OPG non sembra affatto che le disposizioni che sono state prese siano effettivamente nella direzione di un alleggerimento e quindi che diano veramente la possibilità e la prospettiva di una chiusura degli OPG. E il timore che questa chiusura degli OPG non sia altro che un'operazione, come dire, una sorta di letto di Procuste, che non risolverà il problema né della tutela della cittadinanza nei confronti di coloro che comunque hanno bisogno di cura, hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a prendere le medicine, hanno bisogno di qualcuno che li sostenga in un percorso esterno all'OPG stesso. E d'altro canto non mi pare che le regioni si siano veramente e uniformemente attivate per la costruzione e per la messa in attività, in servizio delle REMS. Mancanza di coordinamento anche per esempio in un tema come il codice degli appalti, perché in questa stessa assemblea il codice degli appalti è stato assegnato alla commissione lavori pubblici e non è stato assegnato anche alla commissione giustizia. Io mi domando se questo sia un modo di procedere che ci possa poi garantire anche rispetto a quello che può essere l'intersezione dei due temi. Soprattutto quello che credo che sia veramente importante è che ci sono queste. Dovrebbe concludere, collega. Certo, appena. Concludo. Ci sono queste e altre materie che spettano all'attività legislativa del Parlamento, e su queste noi vorremmo che ci fosse massima collaborazione da parte del Governo perché queste discipline possano andare avanti e si possa creare un impianto normativo veramente adeguato a una società che sta cambiando. E sto parlando di temi che sono stati citati in quest'aula durante questa discussione generale, sto parlando delle unioni civili, sto parlando delle coppie di fatto, sto parlando del divorzio breve, cioè sto parlando di tutta una serie di modifiche che toccano profondamente la società nelle sue pieghe e che se noi non risolviamo indubbiamente daranno origine a ulteriore contenzioso. Questo spetta a noi. Chiediamo al Governo di essere disponibile, di non bloccare, di favorire e di fare in modo che questi disegni di legge possano essere discussi senza diventare una merce di scambio in accordi di maggioranza e minoranza. La prego invece di concludere. Chiediamo piuttosto al Governo quindi di lasciarci autonomi e di collaborare con noi nell'attività legislativa e di farsi veramente carico di una attuazione di questa riforma necessaria che sia prima di tutto sostenuta economicamente, così come deve essere qualsiasi riforma. Grazie.